altri, soprattutto essere concentrati e focalizzati. Poi c'è quello spazio temporale che... Giacomo Sintini, sei finalmente tornato a Perugia per un evento importante che è la presentazione del tuo libro Forza e Coraggio. Possiamo dire che è stato un giro per tante città d'Italia che torna dove tutto è cominciato e dove tutto sta continuando. È vero, ho fatto tante presentazioni, soprattutto in Trentino, soprattutto in Nord Italia, e adesso finito il campionato posso dedicarmi un po' di più a questa attività. Perugia è la prima tappa e come poteva essere diverso? Qua mi sono curato, qua vivo, qui è nata mia moglie, vivo con la mia famiglia, qui ho avuto tanti successi sportivi, quindi per me era bellissimo e importantissimo venire qua, spero che sia una bella serata, sono veramente insomma, pieno di entusiasmo e pieno di aspettative. I tuoi occhi parlano da soli comunque per l'emozione che immagino sentirai, però appunto non è la prima presentazione, qual è stata nelle altre occasioni la sensazione che hai avuto dal pubblico quando hanno sentito raccontare la tua storia? Devo dire che sia dal pubblico che anche da tutte le persone che ci stanno scrivendo, che stanno leggendo il libro, stiamo avendo delle reazioni bellissime, sono veramente felice di come sta andando la cosa, il libro sembra essere veramente d'aiuto alle persone malate, ma anche a chi sta vicino agli ammalati e anche a chi cura gli ammalati, e in più mi sembra che dia molta mano anche a tanti ragazzi che affrontano altri diversi tipi di problemi e che vedono in queste nostre pagine la capacità di poter affrontare delle difficoltà importanti. Le persone sono sempre state molto contente, spero che lo siano anche oggi. In realtà la presentazione è una cosa molto semplice, è una chiacchierata di solito con un giornalista con il quale ho un buonissimo rapporto, in questo caso è Alessandro Antinelli, facciamo una chiacchierata e speriamo che la gente si incuriosisca sentendo raccontare del libro. Chiaramente collegata all'attività, insomma, all'attività del libro c'è anche chiaramente quello dell'associazione Giacomo Sintini. Siete molto impegnati, c'è qualche novità proprio sul fronte dell'associazione? Guarda, sì, l'associazione sta andando benissimo, siamo pronti a fare un'altra donazione, abbiamo utilizzato 12.000 euro per acquistare, che venivano tutte le donazioni, per acquistare dei macchinari e dei regali per il nuovo reparto pediatrico oncologico a Trento. E li consegneremo prestissimo, penso nei primi di giugno, è già arrivato tutto, devo soltanto mettermi d'accordo con i medici. Questo è tutto frutto delle donazioni delle persone che ci arrivano durante tutto l'anno. È chiaro che Trento per me e per l'associazione è stata molto importante, perché in questi 2 anni grazie a loro ho avuto tanta visibilità e tante entrate, e era importante per me fare un regalo anche all'ospedale di Trento. Trento, ancora Trento anche il prossimo anno? Sai già insomma quale sarà la tua carriera? No, non si sa, il mio contratto scade a giugno e quindi io sono diciamo libero in questo momento. Il mio procuratore sta vagliando varie possibilità, c'è anche la possibilità di rimanere a Trento, però non è l'unica. Una curiosità a questo punto, perché come saprai a Perugia sono arrivati 2 grandi palleggiatori, uno sarà in campo ed è Luciano De Cecco, l'altro sarà in panchina ed è Nicola Gerbic. Lo proponessero a te di fare l'allenatore, ti sentiresti pronto? È un cammino a cui hai pensato? Beh, sì, è un cammino a cui ho pensato. Adesso non mi sento pronto soltanto perché non ne sento il desiderio, cioè sento ancora troppo il desiderio di stare in campo. Però in futuro sicuramente potrebbe essere un ruolo molto bello da poter ricoprire, anche perché è l'unico che ti fa ancora assaporare il campo anche a fine carriera. Ah, io ho avuto la fortuna di conoscere una persona straordinaria in Giacomo, una forza e un coraggio che deve essere un esempio per tutti, non soltanto per chi come lui ha subito una malattia e poi è riuscito ad uscirne fuori, ma per ognuno di noi, la forza di superare un ostacolo, di ripartire e soprattutto poi di mettersi a disposizione degli altri. Veramente un personaggio straordinario, sono orgoglioso di averlo come amico, ma soprattutto da essere orgoglioso di averlo come perugino, lui e la sua splendida famiglia. Vi ringrazio moltissimo, ma soprattutto ringrazio Giacomo, ringrazio Alessia e la sua famiglia. Per noi è un'emozione duplice, per noi di Perugia, per me innanzitutto aver conosciuto Giacomo, aver conosciuto Alessia, sono persone straordinarie. E il fatto adesso di non è che non c'è riuscita Perugia, c'è riuscita Alessia a far diventare concittadino nostro Giacomo, però è un motivo di orgoglio. L'altro, lasciatemelo dire, è un motivo di orgoglio della nostra sanità. Io ringrazio chi qui la rappresenta, oltre al sottoscritto, i medici che
Giacomo ha conosciuto, con i quali ha iniziato questo rapporto adesso di solidarietà, è veramente un motivo di orgoglio. Consentitemi anche di essere, comunicarvi un'emozione, lo dicevo prima alla giornalista, l'emozione nell'ascoltare spesso le parole di Giacomo, nel raccontare la sua esperienza e di vedere il sorriso con il quale guarda in avanti e mette tutta la forza nella ripartenza. Credo che sia un simbolo non soltanto per la malattia che può ovviamente toccare ognuno di noi, ma credo che sia un simbolo per come dovremmo affrontare in questo momento la vita, con più speranza, più ottimismo, più forza e coraggio. Dunque, grazie tantissimo per quello che fai. In questo periodo siamo stati molto in collegamento, continueremo ad esserlo, hai citato la partita. Vorrei ricordare che quella è la partita di inaugurazione di Umbria Jazz, cioè quest'anno Umbria Jazz si apre con una partita di calcio di solidarietà, dunque è anche questo un evento. Allora dormo a Perugia, ecco. Ci ho ripensato. È un ulteriore evento straordinario. Io vi ringrazio moltissimo, ringrazio soprattutto Jack, ringrazio la sua famiglia, ringrazio tutti voi che portate un contributo per una cosa assolutamente concreta che troverà sempre l'istituzione al vostro fianco. Grazie. Siamo qui in questa manifestazione di sport e solidarietà e siamo con l'assessore allo sport del Comune di Perugia, Ilio Liberati. L'amministrazione comunale, quando c'è da instaurare un bel binomio, sport e solidarietà, si è sempre dimostrata presente ed è sempre stata sensibile a queste tematiche. Bisogna riconoscere anche un altro aspetto, che l'assessore Ilio Liberati ha ricevuto subito dopo, come amministratore istituzionale, il bravo Sintini, a dimostrazione che queste cose fanno bene allo sport, alla politica e alla socialità. Sicuramente, diciamo subito dopo, il referto medico dal quale si evinceva che aveva vinto la sua malattia e si apprestava a ritornare ad allenarsi e ad avere di nuovo l'idoneità fisica per poter svolgere attività agonistica. Ma io l'ho conosciuto Jack durante sostanzialmente la fase della malattia, sapevo che era qua a Perugia, che era in ottime mani, perché la struttura del Santa Maria della Misericordia è una ottima struttura medica. So che lui, come dire, ha vinto bene la sua battaglia, questo secondo me è molto importante. Poi ci sono stati, si sono cimentati naturalmente, consolidati questi rapporti, perché non potevo non tener conto della determinazione di Jack, della sua voglia di ritornare a giocare, dell'affetto che lui nutriva nei nostri confronti, per questo riconoscimento che la città gli ha dato, per la vicinanza alla sua famiglia, per cui si sono inseriti tutti un sistema, come io lo voglio chiamare, di affetti e di valori umani, senza i quali naturalmente non si sarebbe cimentato questo rapporto. Sono molto contento perché effettivamente oggi lui è un testimone unico, speciale della città di Perugia. Credo che oggi voglia raccontare quello che lui ha dato alla città, quello che la città ha dato a lui e come proseguire questo rapporto. Una rete di sensibilità che riesce a vincere il male. Guarire si può, guarire si deve, con l'ausilio di tutti, le istituzioni, gli organi sportivi. E la gente come Sintini, che ha desiderio di battere questo male oscuro che purtroppo sta colpendo molti cittadini. Sì, io vorrei dire questo, che la vita è fatta di relazioni, di rete solidali, non può prescindere da un sistema di rete solidale, per cui noi ci siamo inseriti in questo contesto, anche perché veniamo da una cultura, da un sistema di valori che ci appartiene, per cui non si può prescindere, non ci si può concepire soli,
in modo esclusivista, ma bisogna concepirci così. Io credo che questo sia molto importante, perché in questa fase Perugia ha dimostrato un gran cuore. Lui stesso, ripeto, si sta applicando molto, cioè si sta coinvolgendo molto e generosamente sta dando quello che ha ricevuto. Per cui credo che questo sia particolarmente importante perché per un'esperienza umana soprattutto, perché è un'esperienza umana che fa crescere. Insomma, a Perugia sono venute tante persone, tanti atleti, devo dire che alcuni ce l'hanno fatta, altri non ce l'hanno fatto. Qui mi viene in mente Carmelo Imbriani naturalmente, però Carmelo Imbriani lui, perché ne ho testimonianza diretta quando si stava curando qui a Perugia, invano. E adesso i suoi due fratelli, Giampaolo e la sorella Diamante, lo volete sapere chi sono stati le due famiglie che per primi, esattamente 5 minuti dopo il passaggio del Perugia, io stavo ancora allo stadio, 5 minuti dopo che il Perugia è andato in Serie B, io ho ricevuto due messaggi che mi hanno fatto molto piacere. Uno della famiglia Liviero, Matteo Liviero, esattamente della mamma Emma e della zia Elena, e subito dopo il messaggio di Diamante Imbriani e il giorno dopo di Giampaolo Imbriani. Ecco, questo ha da significare qualcosa o no? Questo ha da significare molto. Per me, se avessi fatto l'asse solo perché queste due esperienze, credo che valesse la pena farlo. Prendiamo atto, voglio concludere che la rete delle solidarietà è un mezzo per battere il male. E quello che è bello è che siamo tutti uniti per dare speranza a chi sta soffrendo. Il nome della rete delle solidarietà che è l'unica alternativa per sconfiggere questo male. Grazie, grazie molto, grazie a voi. Continuiamo, è così però, non finisce qui il mondo. Senza dimenticare l'eccellenza di Perugia per quanto attiene alle malattie, alle leucemie. Un gruppo che ha fatto scuola prima con il professor Martelli, adesso col professor Falini, insomma ce ne stanno tanti, professor D'Aversa, insomma stiamo di fronte a dell'eccellenza di livello internazionale, per cui ecco, diciamo che i pazienti che vengono qui stanno in buone mani. Sera per presentare insieme a quello che immagino sia diventato un amico, Giacomo Sintini, il suo libro. Come si fa la cronaca della presentazione di un libro? No, si fa a caso, si improvvisa come al solito. No, in realtà è una parte, cioè Giacomo è una parte importante anche di me, nel senso che quando ha vinto lo scudetto, l'intervista quella fatta a caldo è stata una delle più scioccanti della mia vita, perché gli veniva tutto fuori di getto, in realtà io non ho chiesto niente, no? Dove avevo meno merito, insomma, ha fatto tutto lui, essendo ripreso da tutti i telegiornali d'Italia, ma anche insomma in molti nel mondo si sono accorti di quella storia. Era una cosa cominciata tanti mesi prima, quando lui non stava bene, insomma ci siamo tenuti in contatto, ci siamo visti, poi io sono andato a trovarlo quando ha ripreso a Trento, ed era un primo step, cioè faceva un po' fatica perché si rimergeva nel mondo agonistico. Chi avrebbe potuto mai immaginare che il destino fosse in grado di disegnare l'infortunio di Rafael, gara 5, Sintini, miglior giocatore, insomma, una storia, ma un romanzo. Negli Stati Uniti ci avrebbero già fatto un film. Sì, negli Stati Uniti sicuramente. Per me è stata una bella sceneggiatura da raccontare. E poi c'è stata la Onlus, insomma noi di Rai Sport abbiamo cercato di dare una mano, come tanti a Perugia e in tutta Italia. Io devo dire che, come è successo con Vigor Bovolenta, si è vista una mobilitazione del mondo della pallavolo che non è normale in Italia, insomma, e ti fa capire com'è questo mondo e mi fa capire a me perché ci voglio sempre stare dentro anche con fatica. E quindi poi dalla Onlus il libro ed eccoci qua.